quel giorno venne a trovarmi Renato Mauri. Lui fa il critico d'arte e per me era un grande amico. Voleva convincermi che non dovevo continuare a dipingere soltanto nature morte. Io mi difendevo come potevo e rispondevo svogliatamente alle sue proposte. Perché mai avrei dovuto smettere di dipingere le mie solite nature morte? Perché avrei dovuto cambiare il genere di pittura che sempre avevo seguito? Ma lui insisteva. La tua pittura mi piace, caro Corrado, ma prova con qualcosa di più vivo, uno studio di figura umana, ad esempio. Perché non prendi una modella? Lo sai bene, gli rispondevo, le modelle costano troppo. La natura morta, invece, non mi costa niente e mi permette di lavorare quando ne ho voglia. Le modelle sono cose di lusso, mio caro Renato, e non fanno per me. E poi continuai. L'idea di una ragazza che non conosco e che si spoglia davanti a me solo perché io la pago per farlo, ti confesso, mi dà un po' di fastidio. Renato non si accorse di questo mio turbamento e insisté. Ma questa roba ormai non ha più niente da dirti. E tacque in attesa di una mia risposta. Io non sapevo come fare a spiegargli. Mica vero, dissi. Guarda questa foglia, ad esempio. Presi una foglia da un vaso e gliela porsi. Tu ci vedi soltanto una foglia. L'artista invece ci vede qualcosa di più. Il trionfo della natura, un'armonia di colori, qualcosa, insomma, di estremamente bello. Mi interruppe. Sei un sognatore, caro Corrado, e alla fine la gente ti crederà pazzo. Renato balbettò qualcosa come per scusarsi. Poi mi parlò ancora senza nascondere il suo disappunto per avermi offeso con quella parola che egli non aveva osato pronunciare, ma che io avevo purtroppo indovinato. Si accomiatò da me, ma nel suo sguardo mi sembrò di vedere una commozione sincera, come quella che si può provare per un amico malato. Come Renato se ne andò, mi accinsi a dipingere. Sistemai un po' meglio della frutta che avevo già preparato e misi una tela nuova nel cavalletto. Avrei voluto cominciare un nuovo quadro, ma le parole del mio amico mi avevano disorientato. E se avesse proprio ragione lui? Bussarono alla porta. Era Maria, la mia portinaia, che veniva a chiedermi la pigione arretrata. Mentre l'ascoltavo mi venne in mente una cosa. Perché non servirmi di lei come modella? La feci girare un po', le feci fare qualche movimento. Ohimè, era proprio impossibile usare la signora Maria come modella. Lei insistette sulla pigione e io le promisi, come al solito, di pagargliela presto. Sapevo che bastava parlarle un po' per convincerla. Mi voleva molto bene. Se ne andò via ossequiosa come sempre, ma un po' delusa. Ripensai alle parole del mio amico. Mi avevano lasciato un senso indefinibile di vuoto, come se veramente tutto il lavoro da me fatto in tanti anni fosse di colpo risultato vano. Una strana sensazione si impadronì di me in quel momento. Come se qualcosa stesse per accadere, qualcosa che finalmente potesse liberarmi da un senso di angoscia nel quale ero caduto. Fu in quel momento che la scorsi. Era una meravigliosa farfalla. Le ali dai colori bellissimi si agitavano tremule in un palpito di vita. Mi avvicinai cautamente per osservarla meglio. Mi colse improvviso il desiderio di ghermirla, ma lei con un guizzo fuggì. Sentii una voce femminile che mi chiamava. Mi voltai e vidi una bellissima fanciulla che mi salutava sorridendo. Chi sei tu? Le domandai. Sono una farfalla. Una farfalla, le chiesi. Ma cosa sei venuta a fare qui? Mi rispose che era venuta per me, per farmi da modella e per volermi bene. Sapeva che avevo bisogno di lei e che solo con lei avrei potuto finalmente trovare una nuova espressione per la mia arte e la felicità della vita.
le dissi che non sapevo sperare in una felicità che non avevo mai conosciuto. Ma ella con voce calda e suadente mi rassicurò. Capì dalle sue parole che mi comprendeva intimamente come se mi avesse conosciuto da sempre. Nel profondo dei suoi bellissimi occhi scorsi finalmente la felicità che avevo da tanto tempo cercato invano. Mi prese irresistibile il desiderio di iniziare a dipingere. Il lavoro divenne subito febbrile ed entusiasmante. Non mi ero mai accinto ad una pittura con tanto ardore. Le tempie mi battevano forte. Ero ossessionato dalla paura di non riuscire a fissare sulla tela l'ispirazione che mi era giunta così improvvisa. Sentii chiamarmi da fuori. Era la voce di Renato. Nascosi il quadro. Non volevo che per ora nessuno violasse il mio segreto. La fanciulla si trasformò per incanto ed io la imprigionai sotto un bicchiere per proteggerla ed impedirle di fuggire. Renato doveva partire per Firenze. Aveva una nuova mostra da organizzare e sarebbe stato via una settimana. Mi aveva portato dello spumante. Sbronzati e smettila con le nature morte, mi disse. Risposi che presto gli avrei dato un nuovo quadro, un ritratto femminile, e che avrei desiderato fosse incluso nella sua nuova mostra. Mi promise che sarebbe passato a ritirarlo tra una settimana. Io cercavo in ogni modo di impedire che egli si accorgesse del mio segreto, ma alla fine scorse la farfalla. Com'è bella, disse. Che bei colori. Mi domandò se facevo collezione di farfalle. Comprese che non volevo dargli spiegazioni e mi salutò con brevi parole di comprensione. Non vedevo il momento di ritornare al mio lavoro. Mi avvicinai trepidante alla piccola prigione. Scopersi il bicchiere ed ella volò via. Ecco, era già là, sorridente, che posava per me. Adesso ero più calmo. Sapevo che il mio quadro sarebbe stato incluso in una mostra. Tutti avrebbero potuto vederlo. Tutti avrebbero finalmente conosciuto la nuova espressione della mia arte. Bussare fortemente alla porta. Era una compagnia di miei amici. Dissi alla fanciulla di nascondersi e mi precipitai a coprire il quadro.
entrò la masnada. Volevano che vissimo insieme. Io non sapevo come fare a liberarmi di loro. Ero impacciato e sgomento. Dove si era nascosta la mia farfalla? La confusione aumentava. Volevano vedere ciò che dipingevo. Erano sicuri che se avessero alzato quel panno vi avrebbero trovato ancora una natura morta. Mi opposi alla loro curiosità, ma dovetti subire i loro commenti salaci. Non potei fare a meno di ripensare alle parole del mio amico Renato. Era vero. La gente cominciava a credermi pazzo. Gelato ormai da un amore perduto per sempre. Rimasi solo. Non avrei più rivista la mia meravigliosa fanciulla. Non avrei più potuto stringere le mani nelle mie. Mi assalì di colpo il pensiero del suicidio. La finestra era là. Un salto, un attimo di vertigine, poi più nulla. Il buio eterno. Oh, signor Renato, anche lei ha saputo. Ero fuori città, l'ho saputo stamani, brutta fine. Oh, povero signor Corrado, così tranquillo, così bravo a dipingere. Senta, mi aveva promesso un quadro, posso dare un'occhiata? Faccia pure, nessuno ha portato via niente da qui. Deve essere quello perché è ancora fresco di vernice. Questo.